Morning Bad Comics. Quest'oggi parliamo di Nomen Omen, volume 2 Wicked Game e Nomen Omen secondo Alberto Spillato o terzo Alberto Spillato post mortem. Siamo al secondo capitolo effettivo di Nomen Omen, saga di Jacopo Camagni e Marco Bucci. Se non sapete di cosa parla Nomen Omen, serie italiana edita da Panini, nata appunto da questi due autori italiani, sceneggiatore e disegnatore, e nell'alveo Panini, ma molto americana nelle ispirazioni, molto stile comics, ve lo racconto in due parole. Becky è una strega. Becky scopre di essere una strega in adolescenza quando, dopo una nascita, un concepimento molto strano di cui lei sa ben poco, e dopo una vita passata a non vedere i colori, perché in realtà Becky non vede i colori perché vede il mondo diversamente da tutti gli altri, un bel giorno, mentre è bella tranquilla con i suoi amici, si vede visitare da Taranis. Taranis è l'autoproclamato re del mondo magico, una creatura, un corvo tempesta che ha deciso, che è diventato potentissimo nel corso dei secoli e adesso guida un po', o cerca di guidare tutte le creature magiche, le strappa il cuore. Becky non muore dopo questo strappamento di cuore che subisce, ma inizia a prendere consapevolezza della propria natura di magia. Nel primo volume abbiamo visto tante cose, l'abbiamo vista stringere alleanze, l'abbiamo vista fare quattro chiacchiere con personaggi molto curiosi, l'abbiamo vista scoprire di avere dei protettori, l'abbiamo vista forse accettare in maniera, come dire, non proprio convinta l'aiuto di una mentore, e Nomen Omen volume 2 Wicked Game comincia in medias res. Comincia con Becky al massimo della sua potenza magica, che si manifesta in tutta la città di Manhattan, l'isola di Manhattan, ma al minimo del suo controllo. Che cos'è Nomen Omen volume 2? È Becky che nell'ordine fa queste cose: uno, manifesta il suo potere; due, si trova uno schiavo che forse voleva essere suo amico; tre, si trova una insegnante; quattro, impara a controllare la magia e a capire qual è il modo in cui lo può fare; cinque, scopre di dover salvare una persona; sei, tenta di salvare una persona; 7, non ha modo di assistere a ciò che questa persona che deve salvare sta subendo; 8, darà l'assalto al castello di, forse, castello, palazzo, luogo incantato di Taranis. Tante cose, troppe, ahimè, secondo me, troppe. Probabilmente è un problema mio, ma io sono convinto che le buone storie, e questa non è una storia cattiva, attenzione, ma non riesce nemmeno ad essere buona per davvero dal mio punto di vista, sono convinto che le buone storie ruotino sempre attorno ad un'idea forte e che i lettori abbiano sempre la consapevolezza durante la lettura di quale questa idea forte sia. Se anche non ne hanno la consapevolezza, a un certo punto gli è chiaro e quindi in retrospettiva sanno qual è l'idea forte che c'era in moto. Dopo due volumetti, tre spillatini e anche un romanzo, struttura narrativa di questo progetto interessantissimo, che forse già per la sua struttura testimonia di essere un po' più complicato di quanto dovrebbe essere, io ancora non ho chiaro in mente quale sia l'idea forte di Nomen Omen. Ci sono tante cose interessanti, ripeto, troppe. C'è un'idea della magia molto divertente, un modo di metterla in scena altrettanto divertente, un utilizzo dei colori, Camagni è un bravissimo disegnatore, e c'è un'idea narrativa cromatica qui dentro davvero molto molto interessante. Ripeto, un utilizzo dei colori che mi appaga moltissimo. C'è una regia delle tavole che funziona, e funziona molto bene. Ci sono dei personaggi interessanti, c'è un modo di farli interagire molto curioso, c'è il sesso, c'è l'idea di affrontare il concetto dell'identità personale sotto molti punti di vista, da un punto di vista culturale, da un punto di vista di appartenenza, che mi appaga tanto, ma tutto è estremamente dispersivo. L'impressione che ho durante la lettura di Nomen Omen è di mangiare qualcosa di molto buono a cui qualcuno
ha aggiunto della maionese. No, non è vero, non è l'esempio giusto. Di mangiare contemporaneamente tanti cibi buoni senza che questa cosa diventi un piatto. Tutti nello stesso piatto di portata, però non so di preciso cosa sto mangiando. Ecco, l'impressione che ho avuto è questa qui. Siamo di fronte a un progetto davvero ambizioso, forse un po' inutilmente complicato. Al termine della lettura del primo volume ho avuto l'impressione, qui ho avuto un po' la conferma di quell'impressione, non ci stanno in un volumetto di Nomen Omen tre volumetti di Sandman, paragone che magari per gli autori sarà una bestemmia, ma che per me ci sta, perché qui c'è un discorso sulle storie, c'è un discorso sul potere delle storie e dei nomi, della lingua. Ci sono tantissime cose belle all'interno di Nomen Omen, ma non riesco a leggere l'impronta ispiratrice principale. E questo per me è un problema. Magari non lo sarà per voi, motivo per cui vi consiglio di leggere Nomen Omen, soprattutto se siete, se siete appassionati di cultura un po' alternativa, di magia un po' New Age, leggende celtiche, c'è tanta roba bella dentro Nomen Omen, accompagnata da un disegno che è quello di Camagni, che essendo disegnatore di lungo corso, anche apprezzatissimo oltreoceano, è un grande disegnatore. Quindi Nomen Omen è buon fumetto, non state seguendo una serie da buttare. Ma avrei voluto, forse un po' egoisticamente, che Bucci e Camagni viaggiassero un po' con la velocità settata sotto gli 80 all'ora. Ecco, ho l'impressione che passino i limiti. E quando io non riesco a sentire, quando non vedo l'idea precisa, magari anche nella complicazione, nella complicatezza delle cose, quando non vedo appunto una direzione precisa e un punto di partenza precisi, faccio fatica ad appassionarmi a una storia. Nomen Omen, secondo me, ha questo difetto qui. È un difetto che per me tende ad essere decisivo, nonostante l'immaginario di Nomen Omen sia ricchissimo. Per me, troppo ricco. Però è tanta roba in termini di formulazione. Quindi, se siete più capaci di me di farvi, di abbuffarvi, ecco, di tanti sapori diversi, Nomen Omen è probabilmente la serie che fa per voi. Questo secondo volume, come vi dicevo, inizia in medias res, siamo di fronte a una saga a tutti gli effetti, quindi non potete leggerlo, da solo. Questi spillatini sono sostanzialmente gli approfondimenti e, visto che questo spillatino si concentra sul personaggio bellissimo, tra l'altro, di Ferdoirich, è quello dei due che ho apprezzato di più, perché appunto qui c'è un'idea forte, centrale, e tutto il resto è satellitare. A novembre esce il prossimo volumetto e, nonostante io sia un po' confuso dalla struttura e dai temi e dall'immaginario di Nomen Omen, non vedo l'ora di leggerlo perché, vi ripeto, Bucci e Camagni sono bravi, semplicemente stanno raccontando una storia non esattamente nelle mie corde, ma che mi incuriosisce molto e spero che incuriosisca anche voi. Nomen Omen, Jacopo Camagni, Marco Bucci, Panini Comics. See you! Bad comics!